Buongiorno, una postazione un po' diversa, ma per chi segue i miei video dagli inizi sa che questa è la mia cameretta. Sono a casa dei miei genitori per le vacanze di Natale e ho pensato di girarvi il video dei miei regali di Natale, o almeno una parte, la seconda parte, perché mi sa che uno degli ultimi video con i quali ci siamo salutati è stato appunto i primi regali di Natale che avevo ricevuto dal mio fidanzato e a proposito me ne sono ricordata uno e dai miei suoceri. E ora vi faccio vedere la seconda parte, aspettate. Eccoci qui. Allora, cominciamo proprio con quello che avevo dimenticato. Il mio fidanzato ha completato il regalo con queste. Eccole. Allora, sono stata l'altro giorno da Another Lab, Another World, New Lab, non so quel negozio come si chiama. E in vetrina avevo visto la versione delle Diadora, quelle, non so come si chiamano, anni 90, le Dead Sneakers, comunque quelle molto grosse. Mi piacevano un sacco, ho detto le misuro, al piede non mi stavano bene, o perché ho il piede piccolino e quelle scarpe mi rendevano il piede troppo grosso, comunque non mi stavano bene. E poi ho visto loro, che invece sono la versione sempre secondo me un po' retro, però normale, più classica, e ho scelto loro. Penso che siano uscite da pochissimi giorni perché stavano nella sezione novità. Io ho preso, in realtà, allora, premettendo, io ho il 37, quindi molto spesso compro le scarpe da bambina, le teen, la versione teen, perché arrivano fino al 39, quindi mi ci trovo bene. Questa, cambiavano i colori, mi sa, la versione teen. Mi piacevano questi, quindi ho preso la normale. Dietro c'è, che sta scritto? Double action. Comunque mi piacciono un sacco, sono queste qui ed è un 37. Poi mi ha regalato, sempre lui, Sant'Uomo. Allora, io ho due passioni, solo due, scarpe e borse. Se mi volete rendere felice mi dovete regalare o scarpe o borse, o in alternativa che i trucchi. E anche lì andiamo sul sicuro. Non, per tutte le altre cose no, queste tre cose ci azzecchiamo parecchio se me le regalate. Infatti mi ha regalato questo gioiellino, aspettate, no, questa è aperta, qualcuno avrà già capito che borsa è, eccola. Ora vi dico il modello perché non sta scritto, lo dovrei conoscere io. La Cecil, no, è la Cecil. Questa è la Cecil di Twinset. È questo viola, forse ve lo vedete un po' più acceso, no, è un viola un po' più scuro ed è bellissima. Io la Cecil di Twinset la volevo da un botto, però non l'ho mai comprata perché dicevo vabbè, no, e sono dei colori particolari e si porta, non è portabile, sono molto distratta con le borse, quindi non è che ci tenga questa cura particolare, quindi avevo paura si rovinasse. Invece finalmente ce l'ho tra le mie mani. Questa è, mi sa, la media, sì, la media, la Cecil media, di questo viola bellissimo. E questa porta la tracolla all'interno che poi si mette, eccola qui, poi si mette dietro e si porta o a mano, si porta o a mano o con la tracolla. Quindi i suoi regali sono terminati, ci voleva. Allora, quindi l'altra volta vi ho fatto vedere il giubbino che mi ha preso, i vestiti che mi ha preso, le scarpe, la borsa. Sì, sono terminati i suoi regali. Vediamo, allora,
non è che è impazzito quest'anno, c'è stato questo exploit. Noi festeggiamo il Natale 20, 25, 26 è il nostro anniversario, quindi lui ha fatto un mix di queste due festività per noui molto importanti, ha anche la Befana, le ha unite tutte e ha deciso di farmi dei regali insieme. Poi passiamo ai regali della mia bestie. La mia best mi ha regalato queste tre paia di calze di Golden Point. Forse così la trama si vede. Purtroppo in questa casa la luce è ancora peggio di quella che sta a casa mia a Roma. Ok, sono di Golden Point, sono tre paia di calze, sono queste qua che hanno una trama. Vediamo se si vede, no, non si vedrà mai. Comunque vi assicuro che hanno tutta una trama particolare, forse così si vede qualcosina. Queste qua glitterate, che hanno, queste sono l'effetto parigina, che c'è questo qua glitter che arriva sopra il ginocchio e poi c'è la calza normale nera. E poi abbiamo questa qui, sexy e provocante, tutta ricamata. Poi Anna, la mia amica, mi ha regalato una cosa che non ho qui materialmente, ma mi ha reso non felice di più, perché mi ha regalato una lezione di cucina a Gambero Rosso a Roma il 21 gennaio. Quindi, se riuscirò il 21 gennaio, farò un vlog dell'esperienza che vivremo nella cucina del Gambero Rosso a Roma. La zona ora non la ricordo, però sarà una lezione di cucina dei dolci al cucchiaio e io non vedo l'ora, cioè non poteva farmi regalo migliore, perché era un desiderio che volevo, che avevo da tanto e lei me l'ha esaudito, quindi grazie. Poi mio fratello mi ha regalato continuando con lo stesso tema, mi ha regalato un ricettario. Mio fratello e la fidanzata mi hanno regalato un ricettario. Anzi, penso che l'abbia scelto più la fidanzata di mio fratello, perché conoscendo i suoi gusti. Però mi ha regalato questo ricettario da tavolo di legami. Praticamente è fighissimo. Questo si mette sul piano cottura, dove volete, e dentro ci sono questi divisori. Così, quindi voi avete la possibilità di scegliere il divisore. Ci sono gli stickers che voi potrete mettere e poi ci sono tutte queste bustine trasparenti dove voi inserirete le vostre ricette che catalogherete. Ci siamo intesi? Divise con i divisori che sono usciti. Non si sarà capito nulla, però il concetto spero che sono riuscita a passarvelo. Ed è una cosa fighissima, perché non avevo mai visto un ricettario così innovativo. E mi serviva un sacco, mi serviva un sacco, perché ultimamente mi sono data alla cucina, quindi ho bisogno di ricordare tutte le ricette che faccio, soprattutto se vengono bene. Quindi questo era il regalo di mio fratello. I miei genitori, il cappottino quello beige di Zara che vi ho fatto vedere la scorsa volta, in più mi hanno regalato, ci riesco, mi hanno regalato questo, che allora non so se già ve l'avevo detto, ma a Napoli c'è un mega store che si chiama Grillo, che rivende diversi marchi, e lì a marchio Grillo mi hanno preso questo, che è un pellicciotto piumino double face, double face. Aspettate, ora me lo indosso così, capite? Oh, gonnellino. È così, pellicciotto, quindi è così, questo lungo, arriva più o meno qui, poco sopra il ginocchio, e giù, e dentro invece è piumino ed è reversibile, quindi voi potete scegliere di indossarlo come pellicciotto oppure come piumino. Questo qui. Allora, poi mancano. Mia cognata ha fatto, la sorella del mio fidanzato, l'altra, ha fatto questo set per il sushi. Vediamo di non romperlo, Angela. Ok, questo set per il sushi al mio fidanzato, ma
mia passione, quindi mi dispiace, non sono subito sgraffignato. E un set per il sushi, quando ordinate il sushi lo mangiate a casa ed è fighissimo. Ed io lo amo, cioè me ne sono innamorata appena l'ho vista. L'ho visto ed è di porcellana, non lo so, però mi è piaciuto tantissimo. Se vi può interessare, l'ha preso da Casanova. Mia suocera mi ha regalato il giubbino nero, quello di Zara, che aveva il pellicciotto all'interno, il piumino, e poiché non voleva che a Natale rimanessi senza nulla da scartare, mi ha preso anche questo, che è un set di strofinacci, li volete vedere, comunque sono bianchi e hanno questa trama qui natalizia, e sono fighissimi. E poi, sempre la sorella del mio fidanzato, poiché quello era il suo regalo, non il mio regalo, a me ha regalato questa pochette nera con 3 rossetti e una matita. Ora ve li faccio vedere. Questi rossetti dovrebbero essere della... aspettate, me l'aveva detto la marca. Comunque sono rivenduti su QVC, QVC. Ed è questo rosso bellissimo. Non so se l'avete mai sentita questa marca, comunque ve le faccio vedere. Hanno un pack molto professionale, io non l'avevo mai sentita. Poi questo nude, che è questo colore qua, è matte, sì, è matte. Cheap Link Lipstick, questo qui che è un nude. E poi abbiamo un balsamo labbra, che è questo qua, che è in colore, anche se nello stick sembra che è rosa, è in colore. E questa matita, sempre color nude, per contorno labbra. Ah, Gail Heyman Beverly Hills è la marca. Made in UK. No, comunque questo, quindi grazie. E, no, altri regali non ci sono. Che ve li ho fatti vedere tutti. Se dovessi riceverne altri in questi giorni, non penso. vi farò il video aggiornamento. No, mi sa che sono tutti qui, è finito il Natale, però sono molto felice perché sta iniziando un anno davvero molto importante per me, per noi, e non vedo l'ora, non vedo l'ora veramente. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, torniamo nella nostra postazione di sempre, spero che questo vi sia piaciuto e ci vediamo prossimo anno, un bacio!